Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, ciao a tutti, inizia questo vlog con la moca che sta uscendo il caffè, come potete notare. E niente, io sono appena rientrata, cioè non, in realtà non sono appena rientrata, ho appena finito di sistemare la cucina. Sto preparandomi perché tra poco devo andare dalla mia osteopata di fiducia che mi deve aiutare con questi problemi di schiena. Intanto sta andando la lavatrice. Ho utilizzato questa volta il Dash, cioè per me il Dash è una garanzia, tanto è vero che non ho neanche messo aggiunta ammorbidente perché sinceramente profuma il bucato tantissimo. Oggi ho indossato questo top nero, top vestito. Allora, è iniziata la stagione in cui la mattina si muore di freddo e a quest'ora ci sono 102 gradi, quindi insomma sarà un po' un periodo così. Devo dire che non riesco a reggere questi giorni perché sono veramente già stanca, devo un po' abituarmi, mi sveglio molto presto come tutte le persone mortali che devono lavorare naturalmente, ma la vita frenetica, cosa c'ho qua? La vita frenetica, sono sporcata, sì, è la matita per le sopracciglia, la vita frenetica di sempre. Faccio fatica ad abituarmi. Comunque la bella notizia è che intanto oggi vado all'osteopata, poi vado ad un aperitivo tra amiche perché mi hanno invitato ad un aperitivo di amiche che hanno fatto il compleanno, ci dobbiamo scambiare il regalo, e poi praticamente ancora domani, perché venerdì la preside ce l'ha dato insomma libero perché è l'ultimo weekend lungo dell'estate e pensavo di fare sia venerdì che sabato mare. Buongiorno, io sono già pronta, sono le 7:22 di giovedì oddio, 7 settembre, ce la posso fare. Ho già cucinato, vi faccio vedere tra poco. Comunque io adesso do una spolverata molto rapida perché appunto tra poco devo poi andare a lavoro. Eccomi, buongiorno, io sono ancora in pigiama, naturalmente perché sto spolverando, vi ho fatto vedere. Ho già praticamente cucinato il pranzo perché come sapete mio padre viene a pranzo in questi giorni. Ora vabbè, finché poi non cambia l'orario, perché poi magari verrà di sera, perché di giorno non ce la faccio. Comunque ieri sono stata dall'osteopata e ecco qui forse mi vedete meglio. Non so se lo sapete, ma io ho un problema da un po' di tempo, forse non ve l'avevo detto, alla schiena. Avevo fatto anche le radiografie ed è uscito che ho un avvicinamento delle vertebre, diciamo lombari, e di conseguenza ho dovuto iniziare un percorso. Non ho fatto l'attacco ancora per sapere se ho un'ernia, però appunto diciamo i sintomi che ho potrebbero essere anche quello. Al momento ho iniziato questo percorso con l'osteopata, che devo dire ci sono stata 3-4 volte già quest'estate, e appena lei mi tratta sto meglio. Poi però magari dopo un tot di giorni, settimane, non giorni, settimane, mi si ripropone questo disturbo. Ora ieri sono andata, appena mi ha manipolata sono stata benissimo. Stamattina ho dolore, ma comunque cerco di sopportare, non prendere nulla. E niente, io sono un po' tanti problemini cervicali, eccetera. Vabbè. Comunque, io adesso qui ho un delirio in camera, ragazzi, che non vi dico. Ho aggiustato i letti, adesso farò già le lavatrici, almeno una la devo fare per forza dei colorati. E l'abbronzatura via via se ne sta andando,
pazienza, utilizzerò l'autoabbronzante anche se domani porteremo i ragazzi ancora un po' in piscina perché domani io sono in festa, venerdì, perché la preside gentilmente ci ha lasciato appunto, come vi avevo detto, già il venerdì libero e quindi magari riesco a recuperare un po' di abbronzatura. Adesso io mi metto subito all'opera e ci vediamo dopo. Eccomi di ritorno, ho già pranzato, mio padre è già andato via. Adesso volevo fare una passata veloce ai pavimenti perché sono in uno stato pietoso. Fra l'altro, dovevamo andare a questo appuntamento, ma è saltato. Meno male che comunque ho controllato la mail, perché in genere la mail, a volte nell'email non mi arriva subito perché la devo un po' scaricare. Vabbè, comunque sia, oggi praticamente pomeriggio, sono abbastanza libera, devo solo andare a comprare due cose al supermercato che mi mancano. Quindi domani è venerdì, ma sarò a casa, quindi porterò un po' Jacopo in piscina. Vedremo di fare quest'ultimo weekend prima della scuola, ancora un po' al mare, tra l'altro fa un caldo oggi, una giornata caldissima. E mi dedico un attimo alle pulizie della cucina. Allora, come detersivo oggi utilizzo l'alga bio, questo qui, sapone alga concentrato liquido. Questo qui l'ho preso da Tigotà, no, non è vero, l'ho preso da Umai. Da Tigotà ho preso quello solido. Sotto i capelli, ma sono tutta sudata. No, vi volevo far vedere che sto utilizzando anche questo perché ovviamente chi non mi segue su Instagram non lo può sapere, ma l'ho già utilizzato per il bucato a mano, per il bucato in lavatrice e adesso un tappino, l'ho già usato l'altra volta per i pavimenti. Allora, l'odore non è un odore dei migliori, sa di sapone, classico sapone normale. E sinceramente non è che faccia chissà che odore, però pulisce molto bene e poi ricordatevi che comunque un prodotto green è tutto totalmente naturale. Allora, io ho messo due tappini di questi, adesso metterò l'acqua e poi inizio a pulire. Allora, fa comunque molta schiuma, quindi non ne mettete troppo. Eccomi qua ragazzi, mi sono messa sdraiata nella mia poltrona tattica che si allunga, capelli ormai lasciamoli perdere dove stanno, niente, mi sono riposata un attimo adesso, non ne posso più, veramente. Comunque io vi volevo dire questo, potete utilizzare il detersivo alga, ma voi siete anche molto più preparate di me. Potete utilizzarlo anche per pulire il divano, che tra l'altro io dovrei, è un'operazione che dovrei fare il più presto possibile questo weekend, anche se voglia zero, cioè finché non viene un po' più fresco non ce la posso fare. E quindi niente, io l'ho promosso a pieni voti questo detersivo. Adesso mi rilasso un secondo, poi pomeriggio andrò a fare un po' di acquisti al supermercato. E mi sto guardando su Sky, non so se anche voi lo guardate, Matrimonio a prima vista Australia. Buongiorno, sono andata a comprare la focaccia e le pizzette per andare al mare perché non andremo in piscina, perché diciamo hanno già chiuso la parte diciamo dello stabilimento balneare, quindi adesso mi sbrigo, è presto,
mi sono alzata presto, anche stamattina che potevo dormire. Però è così, almeno mi abituo ai nuovi ritmi. Allora, come potete vedere, in questi giorni ha fatto molto caldo e quindi le mie extension praticamente se ne sono andate. Col caldo, chi decide di fare l'extension sappia che col sudore tutto, poi ovviamente dipende da persona a persona, però si staccano. Io da una parte sono contenta perché non ne potevo più, nel senso che sono bellissime, è tanti mesi che le faccio e non ne posso più perché adesso mi arriva diciamo la stagione dell'allergia e quindi mi prudono gli occhi da morire e sono fastidiose. Preferisco adesso lasciare riposare, poi magari il prossimo anno, se mi va, le rifarò, perché comunque sono comode, sei sempre a posto, anche se a me durano poco, cioè non sono una persona a quale durano tanto le extension, purtroppo mi durano massimo 2 settimane, quindi staremo a vedere. Allora, io adesso mi muovo perché devo anche lasciare pronto ad Ale e fare le lavatrici, inizio a sistemare casa e fare le lavatrici. Allora, devo lavare, ragazzi, questo reggiseno di Yamamei. No, Yamamei, non mi ricordo, l'ho preso, sì, da Yamamei, l'ho preso prima che iniziasse l'estate. L'ho usato tantissimo e mi è piaciuto molto questa linea qui basic, solo che adesso non so di che cosa io l'abbia macchiato. E quindi niente, credo di autoabbronzante, perché praticamente l'altra volta, non l'autobronzante, le gocce quelle lì, sono qua, le gocce quelle lì della Collistar, che sono colorate, quindi secondo me ne è, perché spesso mi trucco in mutande reggiseno, quindi questo è il risultato. Spero vada via, perché voglio utilizzare a mano, ovviamente questi sono reggiseni da lavare a mano, voglio utilizzare anche qui il sapone gel alga, voglio vedere se mi va via questa macchietta qui, lo lascio un po' a bagno e poi vediamo. Allora, ho messo un po' d'acqua, adesso metto un bicchierino di alga. Ovviamente mescolo un po', quindi faccio un po' di schiuma e vediamo, ragazzi, che cosa succede. Poi voglio terminare questo, perché l'altra volta che vi avevo detto è molto buono il Mon Amour, però mi sa che mi sono sbagliata, perché non è questo col tappo blu che c'è scritto nuovo, ma è quello vecchio che è profumatissimo e che mi piaceva anche. Però vabbè, adesso finisco questo e poi inizio di nuovo il Dash, che mi piace tantissimo. Questo lo boccio assolutamente, non profuma di niente, cioè non si sente niente. Il mio amico motorino, praticamente lo boccio, lo utilizzerò adesso per fare magari uno spray per pulire, per profumare, cioè profumare no, vabbè, per spolverare, ecco, perché per il bucato non va bene. È questo della Adi Fragrance. I shine so bright, you might go blind. Rientrata dal mare, bellissimo oggi, veramente bello, ho fatto un sacco di bagni e adesso mi sono... Vabbè, la cosa più brutta è che quando si rientra dal mare, mettere tutto a posto è una cosa che a me mette veramente pesantezza.
mi sono fatta il tè freddo con, vi volevo far vedere perché lo sto usando tantissimo, è troppo buono. Infuso freddo della Twinings. Questo qua è un infuso aromatizzato mango, arancia e frutto della passione. Basta avere l'acqua fredda, metterci dentro una di queste filtrini, non mi veniva la parola, abbiate pazienza, e aspettare tipo 5 minuti, scuotere un pochino. Io sto utilizzando il thermos, questo della Nespresso, che tiene sia caldo che freddo, e mi trovo benissimo ed è buonissimo, senza zucchero ovviamente. Niente. Io vi saluto, per chi volesse iscriversi al canale mi fa molto piacere, quindi chi ancora non l'avesse fatto, appunto è il benvenuto. Attivate la campanella per non rimanere indietro e dicevo anche se riuscite a seguirmi su Instagram, mi fa comunque piacere. Io vi mando un grosso bacio, vi rimando al prossimo video e buon weekend, non è l'ultimo per carità, ma buon weekend, se siete in montagna, se siete al mare, ovunque voi siate.